Buongiorno, mi sto preparando la colazione. Oggi direttamente colazione a letto, ma c'è un motivo. Purtroppo mi è successa una cosa ieri, non so neanche come. Mi sono fatta male alla schiena, molto probabilmente facendo le pulizie in camera. E ho iniziato a sentire questo dolorino ieri, però ho detto, boh, speriamo che non sia comunque come l'anno scorso, perché esattamente un anno fa, in palestra ho fatto un movimento da fredda che, mi ha portato, insomma, questo dolore alla schiena per settimane. Cioè, ho fatto veramente 2 settimane e mezzo, se non di più, con queste scosse all'interno della schiena. Che non riuscivo a star seduta, non riuscivo a fare nulla, facevo tantissimo stretching che un po' mi dava sollievo. Ovviamente ho dovuto prendere anche dei farmaci e un po' cura fai da te perché, vabbè, io in questo cerco sempre di arrangiarmi un pochettino, però ecco, a furia di borsa dell'acqua calda sulla zona che mi faceva male, un po' di riposo, stretching e tutto. Riposo per modo di dire, perché comunque continuavo ad andare avanti indietro in università, ogni tanto a lezione mi partivano queste scosse alla schiena che saltavo sul banco, però poi mi è passato e non mi è più tornato. Ieri ho detto speriamo che non sia questo. Mannaggia a me, tutta notte che mi giro che dal dolore alla schiena ed è esattamente uguale all'anno scorso. Ma io non posso permettermi di stare come l'anno scorso. Quindi sono partita già con lo stretching ieri sera, stamattina ancora l'ho fatto un po' nel letto, adesso poi mi metto giù bene in postazione qua in camera, mi distendo ancora un po' perché appunto col tirocinio tutto non posso permettermi di rallentare. Per cui ora colazione a letto, il lusso di stare male e cerchiamo di capire come dare una svolta a questa giornata, assolutamente. Aggiornamento, allora Dani mi ha consigliato di comunque muovermi, di non stare ferma nel letto e io ovviamente sono ancora qui, però mi sono un po' mossa, ho fatto una lavatrice, ho lavato i piatti che ieri sera proprio KO, non riuscivo a far nulla, ho letto un pochettino il nuovo libro, sono già a metà, molto carino e in realtà non saprei molto che fare, sono le 11, devo aspettare un po' prima di pranzare, poi mi preparerò per andare al parco, però non ho molto da fare che, insomma, qualcosa che presuppone che io mi possa muovere. Quindi, boh, le pulizie le ho fatte ieri e era meglio non farle, quindi non saprei proprio che fare. Allora, sto un pochino meglio con la schiena, si vede proprio che quando mi scaldo poi parto, è proprio un mattino l'incubo, però devo stare attenta a fare dei movimenti un po' strani, perché comunque quando sto seduta e sto sdraiata mi fa male. Infatti oggi al parco ho già detto alle mie amiche, nel caso facciamo anche una passeggiatina, anche perché è veramente carino, c'è il laghetto, io non l'ho mai visto, quindi dobbiamo per forza esplorare. Greta l'esploratrice. E quindi appunto camminiamo un po' così magari mi sento meglio. Detto questo, mi sono fatta gli gnocchi alla zucca di ieri, un po' di carotine, poi avevo una bistecchina, anzi adesso prima che mi brucia. Ecco, stava già andando, ovviamente il burro. Nel mentre ho utilizzato l'acqua di cottura degli gnocchi per farmi una porzione, 2 porzioni di riso per i prossimi giorni di meal prep. Così poi stasera preparo solo una porzioncina di verdure e domani ci butto dentro una scatoletta di tonno e via.
Post pranzo mi bevo il mio ginsenghino nel giardinetto qua fuori casa. Pronta per questo pomeriggio al parco? Ora recupero lo zaino e possiamo andare. Allora, sono arrivata al parco, fa un caldo assurdo, è gigante, c'è tutta un'area giochi di qua, però adesso noi ci sposteremo. Mi sta venendo a recuperare la mia amica che mi ha detto che mi ha visto, io non la vedo ancora. Però niente, troveremo un posticino. Eccola. Allora, partiamo malissimo perché io ho parcheggiato la bici dal lato opposto del parco rispetto a dove ho parcheggiato la mia amica, che è gigante sto parco. Il problema è che io non riesco a trovare l'ingresso per entrare perché è chiuso da questa parte. Non si sa per quale motivo. E c'era una famiglia con una bambina che stanno cercando anche loro l'ingresso, quindi adesso cercheremo insieme di capire dove si entra, ma molto probabilmente devo fare un giro della Madonna a piedi. E vabbè, ma ce la possiamo fare. Ce l'abbiamo fatta, ora dobbiamo solo trovare un posticino. Vabbè, ho scoperto dove passerò la mia primavera. Vuoi una mano? Questo è il nostro accampamento e ora aspettiamo le altre. Chiara mi ha rubato la bicicletta. Io e Chiara abbiamo abbandonato il gruppo perché volevamo fare questo ponticello, che è bellissimo. Chiara, cosa stai facendo? Devo dire di salutare? Salutate! Mi ha cagato solo. E si torna a casina. Eccomi qui rientrata a casina, ho fatto una cenetta veloce con i miei coinquilini, che siamo rientrati finalmente tutti, quindi era un'occasione un po' per stare insieme. E adesso mi sono preparata la mia tisannina e sono pronta per andare a letto. Per fortuna il mio mal di schiena è un po' migliorato oggi pomeriggio e quando ho fatto stretching al parco stavo molto meglio. Il problema è che adesso mi sta tornando, quindi ho un po' paura. E vabbè, non ci pensiamo. Volevo farvi vedere però questa, che è la foto che abbiamo fatto con la mia Polaroid al parco. Ma guardate che bella, cioè è perfetta, carinissima. Mi piace un sacco, andrò ad aggiungerla a tutte le mie Polaroid. Io sono pronta per andare a letto, quindi vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Vi invito a lasciare un like se vi va e a condividere questo contenuto per sostenermi. Come sempre vi lascio qui i miei social e come sempre vi do appuntamento a domani. Ciao!